Ciao ragazze, bentornate al mio canale. Oggi finalmente video sul mio beauty per quanto riguarda il make up. Vi farò vedere soltanto quello del make up e quella bustina degli smalti, perché sinceramente non mi va di sprecare del tempo a dirvi portatevi dei contenitori vuoti dove magari riempire. C'è anche a me le di shampoo, di bagno schiuma, non è che ci vuole la scienza e insomma il mio aiuto non sarebbe fondamentale, però magari vi do qualche spunto con questo video del make up che comunque in tantissimi mi avete chiesto e per questo vi ringrazio. Il beauty che vado a portare è questo qua di Bottega Verde, che è piccino, infatti è grande quanto la mia mano, sarà 20 cm di larghezza e 10 di altezza, insomma è questo qua, e adesso lo andremo a riempire insieme. Cioè io l'avevo già riempito, l'ho svuotato e adesso ci rimetto le cose dentro per bene insieme a voi per farvi vedere che comunque ci sta tutto tranquillamente. Quello che mi porto io è l'essenziale più qualcosa di comodità, nel senso che comunque andrò a portare prodotti che mi permetteranno anche di scegliere, però qualcosa di, come posso dire, scelte e consapevoli, ecco, non tanto per buttare dentro roba e se poi mi serve quello, se poi mi serve quell'altro, e se poi, cioè nel senso, di tutto quello che mi porto potrei fare a meno di tante altre cose, però siccome mi piace truccarmi e voglio avere un minimo di scelta, ecco. Per quanto riguarda i pennelli mi porto questo set qua di Neve Cosmetics che è uscito da poco, è il set acqua, è il set da viaggio di Neve, chi mi segue su Facebook sa che l'avevo comprato. Si presenta in questa maniera, qua ci sono tutti i pennelli, poi casomai vi farò un video a parte. Comunque vi faccio vedere che questo pennello qua lo utilizzerò per la cipria e questo penso per il contouring, e poi ci sono qua tutti i pennelli da occhio, quello angolato, quello a penna, quello da sfumatura, due da applicazione per ombretto, e io ci ho infilato anche questo doppio 10 NEM specialmente per la parte qua cicciottina perché ci stava benissimo. E poi qua ha una taschina che si apre e vedete che da dentro io ci ho messo altri pennelli che ho piccini e che mi fanno comodo, questo qua della Essence con cui magari applicherò il blush, questi due piccini di H&M e quello da applicazione, questo qua nel mezzo che è di Catrice ed è comodissimo. Potevo fare a meno magari di qualcuno di questi pennelli, però ci entrano tranquillamente in questa taschina e mi fa comodo in questa maniera, mi toglie dei grandi problemi. Questo astuccino è veramente fenomenale ed è un set che io ho pagato in tutto 21,50 euro e che straconsiglio a chi comunque viaggia almeno 3 volte l'anno e vuole stare comunque tranquillo e sereno per andare in vacanza e non doversi portare sempre, avere 3000 seghe mentali con i pennelli. L'unico altro pennello che porto è questo qua da sfumatura della Elf linea base, perché lo prendo e lo metterò qua dentro così buttato, perché un pennello da sfumatura in più a me fa sempre comodo, perché come farò vedere ora per alcuni ombretti che mi porto, come per esempio questo qua che è il Glamorous della Elf della linea minerale, questo ombretto minerale, per me l'ombretto minerale è comodo, nel senso che io ho il prodotto direttamente qua nel tappino, cioè ci giro dentro il pennello, lo applico su tutta la palpebra mobile questo colore, lo sfumo anche in piega e sono truccata con un po' di mascara, quindi conto una sera di truccarmi con questo ombrettino qua. Come conto di abbinare questi due prodottini qua, questo è l'ombretto cremoso di Astral numero 02 e questo è il Cold della Elf linea base che si chiama Pretty and Pink, che è comodissimo, e siccome mi sono comprata una gonna che ho messo la foto su Instagram che dà sul rosa lillino, ho già in mente insomma di truccarmi con questi colori qua e quindi porto questi due prodottini che sono piccini, pesano poco, prendono poco spazio. Poi come ombretti fondamentalmente di palette mi porto questa qua della MUA che ha già 12 ombretti, quindi volendo uno, se si portasse direttamente solo questa sarebbe anche a posto, perché dentro c'è, vabbè, c'è anche il suo pennellino con le spugnettine, e questi sono i colori. E principalmente a me mi fa comodo sta palette perché c'ha tutta questa serie di grigi eleganti, poi c'ha il nero matte che è questo qua, così non mi devo stare a portare il 180 di Kiko, con il rischio sempre che si sfracelli, e questo qua che è tipo il Foxy e comunque quel color carne tipo il 22 della Essence, il 22 della Essence, che comunque sarebbe una cialdina in più.
e qua comunque ci posso fare 3000 trucchi diversi, quindi questa poi è comodissima, vi farò vedere poi dopo come è sistemato benino il beauty. Poi porto questa combo qua, che è la palettina della Lavish Oriental con questa matita doppia di Essence. Io ho tranquillamente delle matite verde smeraldo, oppure il long lasting, questo qua della Kiko, però in questa maniera io ho tutto il necessario per ricreare tutti i trucchi che voglio su queste tonalità di colore, come per esempio quello del tutorial che vi ho fatto. E queste matite doppie appunto servono a risparmiare un sacco di spazio, infatti ne ho portate altre due. E porto questi colori perché ovviamente il consiglio che vi do è quello, prima di fare la valigia per quanto riguarda l'abbigliamento e poi dopo fare il beauty del make-up, in modo tale che vi portate i trucchi in base anche a come vi vestirete. Porto queste altre due combo e questo è l'ombretto minerale BC perché io non ho un colore blu metallizzato, se non uno della palette di Kiko che è bellissimo, però non volevo portare un altro quad che era troppo ingombrante, mi faceva più comodo portare questa giarrettina qua e lo vado ad applicare insieme a questo matitone che ho comprato nuovo della Kiko, della Colors in the World, bellissimo, una scrivenza pazzesca, questo l'ho visto da Alice, è stata lei che mi ha fatto veramente innamorare di questo prodotto perché ne parlava super 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 bene, è Alice in Makeup Land alla quale mando un bacio. E dall'altra parte c'è il nero, quindi la mia matita nera non sarà più la long lasting quest'anno, ma sarà questo matitone doppio, quindi avrò il 2 in 1 in questa maniera. Poi all'ultimo ho deciso di metterci anche questo color infallible, che è questo bellissimo beige, lo 002 Hourglass Beige, perché questo nel caso puccio il dito, faccio velocemente così e sono pronta. Con un po' di mascara anche con questo che è bellissimo e ha una tenuta veramente forte. Porto anche questa matita che può sempre far comodo con il bronzo e il marrone da una parte, che è questa qua, la Toffee & Sweets della Essence. Anche qua potevo portare le long lasting, però alla fine ho deciso sempre per una matita doppia perché risparmio, cioè ho 6 colori diversi di matite tra quelle che vi ho fatto vedere, però fondamentalmente ne ho 3 di matite. E come eyeliner porterò questo qua della Kiko che è di facilissima applicazione e poi è molto più pratico rispetto a quello in gel. Poi come prodottini poi porto questa matita della Sephora che amo alla follia, la 07 Infinite Beige per la rima interna dell'occhio e anche il Long Lasting 28 della Kiko. Voi direte potevi portare direttamente questo, utilizzare questo all'interno dell'occhio, però una matita in più, ho visto che ci stavo abbastanza larga, questa sinceramente sprecarlo per metterlo all'interno dell'occhio mi piange il cuore perché questo è bellissimo come base su tutto l'occhio e insomma non mi va, l'ho già, cioè l'avevo utilizzata in mancanza di questa, però da quando c'ho questa sinceramente non lo voglio sprecare, ecco. Ultime due cose per gli occhi, un mascara di fiducia e un primer altrettanto di fiducia, tra l'altro questo è anche mezzo vuoto quindi pesa anche un pochino in meno e non guasta mai. Per la base porto questi tre prodotti, BB Cream 004 040 Warm Beige di Catrice, si applica facilmente con le dita, infatti non ho bisogno di portare pennello, è made in Italy tra l'altro ed è fenomenale, mi piace da morire come uniforme all'incarnato, la amo alla follia questa BB Cream. Cipria di Bourjois Sablé Rosé, che non mi va a alterare il mio colorito di pelle come la cipria che sto utilizzando adesso ed ha una texture veramente setosa. Correttore della Kiko Full Coverage Concealer numero 04 che andrò a utilizzare solamente per questa zona qui. Terre Bronzer, porto questa qua, la Cool Bronzer per il contouring e per nel caso mi abbronzi di meno il viso per uniformarlo al resto del corpo, va stra bene con questi bei tre spicchi di queste tonalità diverse, il bianco può sempre tornare utile come illuminante e poi questo qua che è l'allover della Essence che non può mancare mai nelle mie beauty per le vacanze perché è strabello come blush, si può utilizzare come ombretti, anche questo illuminante è uno spettacolo quindi
questo assolutamente, e come blush questi due pratici e compatti, questo che è un cream to powder della Guerilla Gardening dell'Essence, è un fucsia piccolino come packaging di confezione, quindi facilmente trasportabile, si applica con le dita, si sfuma altrettanto bene, un colore meraviglioso, ottima resa, ottima tenuta. E poi c'è questo corallo rosato che è il Passion Pink dei blush cotti della linea studio della Elf, che è una cosa stupenda, anche da bagnato rende che è una meraviglia, lo amo alla follia questo blush. Appuntino, Essence e matita per le sopracciglia di Catrice. All'interno avevo questi tre laccini in croce di plastica, una forcina e dei beccucci d'oca per quando mi trucco per appuntare i capelli. Poi porto la mia acqua, questa qua della Evian, questo qua è il formato da 150 ml che va benissimo anche come rinfrescante, tipo per il mare, comodissimo, buono buono buono, mi serve per bagnare i pennelli e anche per fissare il trucco. Ragazzi, questo qua è il beauty case che ho riempito insieme a voi, come vedete ci sta tutto alla perfezione, tranquillamente, è compatto e è appunto grande quanto la mia mano, quindi veramente veramente pratico. Vi faccio vedere questo sacchetto, questa bustina qua che è della Pupa, questa bustina dorata, dove tengo le cose per gli smalti e c'ho le tre pinzette, due della Kiko, una di non mi ricordo chi, tra l'altro questa qui della Kiko ve la straconsiglio, è ottima, che finisce in punta, e le tengo tutte e tre nell'astuccino suo, in questa maniera, cioè dentro ce n'era una però io ce le tengo tutte e tre. E poi c'è la roba per le unghie. In questi contenitori ci ho versato questo solvente del Penny Market che amo. Ho cercato di mettere un po' meno, insomma, di questa boccettina, perché io tanto me lo cambio allo smalto. Lo smalto è una cosa su cui non transigo, figuriamoci in vacanza. Poi tanto mi si asciuga veramente velocissimo, cioè gli smalti che porto mi si asciugano molto velocemente. La base è il top coat. Il top coat ho cercato di portarne uno che fosse già mezzo quasi finito. Tra l'altro sì, mi sta veramente abbandonando, ci sta che lo butti anche là. E poi questa è la base sempre della New York Color. Tutti e due sono New York Color, mi trovo benissimo. Come smalti sicuramente questi due, ma mi sa che porto anche il blu elettrico. Il blu elettrico è della collezione Colors in the World, pagato 2,50€. Questo qua è il nuovo arrivato ed è quello che ho su, che è il 376 della linea base. Ho fatto una prova per vedere come andava e mi ci sono trovata benissimo. E il 282, che è questo corallo fluo strepitoso, che mi piace da impazzire, non so come lo percepite, e un po' di cotoncini. Messo tutto qua dentro, ci sta alla grande e sono sicura che non faccio alcun danno. Quindi questa è la mia bustina per gli smalti. Bene ragazze, questo era il mio beauty da viaggio, spero di avervi dato dei buoni spunti. Io guardo anche i video delle altre ragazze per farmi dei ripassini. E un'ultima cosa che vi volevo dire, penso che in quest'estate ne dovrò fare altri due di beauty per occasioni diverse, quindi se vedo che cambia parecchio la situazione, ma sicuramente per Sorrento cambierà drasticamente, perché il beauty che andrò a utilizzare a Sorrento è questo qua, che è molto più grande rispetto a quello lì in rosa, quindi mi sa che per Sorrento vi rifarò un altro video, magari lo giro direttamente da là, si cambia location se riesco. E che vi volevo dire? Insomma, spero che il video vi sia piaciuto, aspetto i vostri commenti, vedrete questo video sicuramente oggi che lo state vedendo è lunedì, io il martedì parto, quindi probabilmente avrete una mia risposta tra una settimana. Vi mando un bacio grande e ciao al prossimo video.